Radio Radicale, siamo con la senatrice Paola Binetti dell'UDC per parlare di una vicenda che ha fatto molto discutere, quella della comunità di Bose, che si trova in provincia di Ivrea, dove tutti sanno c'era Monsignor Bettazzi, un alto prelato progressista. Qui a Bose era nata una comunità fondata da Enzo Bianchi, l'ex priore Enzo Bianchi, che era nata l'8 dicembre del 1965, proprio nel giorno in cui è finito il Concilio Vaticano II. Si tratta di una realtà dove si vive una vita monastica, secondo i principi del cristianesimo di base. Non so se posso utilizzare questo termine. Ci sono state negli ultimi anni due visite apostoliche, una nel 2014 e l'altra nello scorso dicembre, a seguito della quale Papa Francesco ha deciso di allontanare Enzo Bianchi e alcuni suoi persone che gli sono vicine. Questa notizia ha provocato tante, tante polemiche per la scelta che è stata fatta su una comunità che viene considerata il frutto del Concilio Vaticano II e del progressismo della Chiesa Cattolica. Senatrice Binetti, che cosa è successo? Mi scuso per la lunghezza. Che cosa è successo veramente? Bisognerebbe chiederlo al Santo Padre e bisognerebbe chiederlo ad Enzo Bianchi. Io posso soltanto fare delle considerazioni. Ricordo perfettamente quando nacque la comunità di Bose, perché fu proprio alla fine del Concilio Vaticano II, addirittura in coincidenza dello stesso giorno della chiusura, con l'idea di creare una comunità che fosse una testimonianza viva di fede, testimonianza viva e intensa di amicizia tra le persone che vivevano in quella comunità, uomini e donne che non sono religiosi negli uni e negli altri, vivono una religiosità molto profonda e molto calata anche nei principi evangelici, anche della, non voglio dire della povertà, ma sicuramente dell'austerità, sicuramente della fraternità e sicuramente della collaborazione reciproca. Sono stati per tutti questi anni il punto di riferimento di tante persone giovani che salivano alla comunità di Bose per incontrare Enzo Bianchi, ed Enzo Bianchi è stato decisamente, direi, un opinion leader nel suo campo. Che cosa è successo? È successo che con gli anni, quando si raggiunge una certa età, anche nella Chiesa, 75 anni in genere, il Papa apprezza che siano cardinali, che siano vescovi, che siano anche parroci o sacerdoti, che diano le loro dimissioni in modo, in qualche modo, non soltanto di dare un ricambio, ma anche forse più profondamente di poter dedicare, diciamo, l'ultimo chilometro della propria vita a una contemplazione più intensa e più profonda. Nel caso concreto, dico quello che io stessa ho letto attraverso i giornali, nel caso concreto c'è stato questo ricambio, è stato nominato un successore di Enzo Bianchi, ma di fatto il suo successore non è mai riuscito a esercitare fino in fondo il proprio ruolo, perché la presenza fisica di Enzo Bianchi all'interno della comunità ne creava una leadership naturale che faceva sentire l'altro in difficoltà nel momento in cui doveva prendere delle decisioni o che non fossero strettamente coincidenti o che comunque fossero prese in piena autonomia. Per questo sembra che il Papa abbia suggerito ad Enzo Bianchi di allontanarsi da lì in modo da facilitare il passaggio delle consegne, il passaggio del testimone. Cosa dice a me questa vicenda, che non può essere la stessa cosa che dica agli altri? Dice che per ognuno di noi ci affezioniamo alle cose che facciamo e queste cose ci entrano nell'anima, ci entrano nel cuore, ci entrano nella mente e facciamo veramente fatica a vivere quella straordinaria virtù che è la virtù del distacco. In questo caso è il distacco da un ruolo, forse anche il distacco dal potere in alcuni casi. Ma nel caso concreto di Enzo Bianchi, credo che questa creatura fosse proprio figlia sua. Lui aveva paternità, non era soltanto una persona venuta da fuori a gestire un ruolo che a un certo punto gli veniva chiesto di lasciare. Era qualcosa che era nata, come dire, dalla sua ispirazione, suppongo anche che lui la immaginasse frutto di un'ispirazione divina. E quindi distaccarsene era veramente difficile. Credo che per quanto riguarda Enzo Bianchi sarà capace di dare un senso a tutto questo, ed è il senso che poi noi vediamo nella vita dei santi, che è quello di allontanare,
tutte le possibili forme di attaccamento. Nel senso più umano del termine, questo dice a noi come i ricambi di potere, i ricambi di ruolo, i ricambi di funzione vanno fatti, direi, più velocemente, più rapidamente. E ognuno di noi deve avere quella flessibilità e quella adattabilità a situazioni diverse che mostra che c'è intanto un filo diretto col Signore che ti può anche chiedere cose diverse in momenti diversi della tua vita. Ma nello stesso tempo anche le istituzioni più ricche, più pregnanti di valori hanno bisogno di vivere nel loro tempo e quindi hanno bisogno, come dire, di una sorta di passaggio, di storicizzazione che ne permette l'adattabilità e quindi nel suo caso concreto passare la consegna a un'altra persona più giovane, probabilmente con idee diverse, probabilmente con scelte non strettamente coincidenti, però che sono quelli che assicurano all'istituzione vitalità e aggiornamento nel tempo. Era necessario far intervenire la Santa Sede attraverso il segretario di Stato Parolin, insomma poteva quello che ha fatto la Santa Sede poteva essere fatto dalla curia di Ivrea, che è sempre stata, diciamo, ha sempre vissuto all'insegna del progressismo come insegna la storia di Bettazzi. Ma io credo che l'intervento del Santo Padre, l'intervento di Parolin, ha dato a questa vicenda, diciamo, una sorta di deflagrazione, come chissà che è successo, chissà che ha fatto, per cui è dovuto intervenire il Papa attraverso il suo massimo esponente, che è il Cardinale di Stato. Non è usuale però. No, non è usuale e tutti noi avremmo preferito che fosse accaduto tutto ciò nella discrezione, nella vita di orazione, nel silenzio, in quelle che anche sono molte vicende umane legate alla propria vita spirituale. Però è accaduto e speriamo che questo significhi alla vigilia della festa della Pentecoste però un punto di riflessione per tutti quanti. Il potere, il ruolo, per quello che vale, è veramente sempre effimero. Sì. E vale la pena prepararsi sempre come chi deve lasciarlo. Non c'è attaccamento che tenga, tanto più quando uno vede le cose con gli occhi di Dio. Può essere considerato anche un piccolo segno di qualche errore che è stato fatto nel Concilio Vaticano II, secondo lei, oppure è un sbaglio associare questa cosa al Concilio Vaticano II? Allora, associare questa cosa agli errori del Concilio Vaticano II mi sembra francamente fuori di posto. E associare questa cosa a qualche possibile errore che sia stato fatto è probabile, è possibile, ma credo che nessuno immagini nelle vicende umane, ma nemmeno nelle vicende della Chiesa, che siano senza errori, certo. Cioè è proprio l'errore la caratteristica dell'umanità. Senta, questo tipo di comunità esistono in Italia, forse anche di molto frequentemente in Francia, cioè la realtà che vivono questo tipo di comunità è ancora frequente oppure sono poche secondo lei? A mio avviso sono poche perché è il senso del tempo che ci vede tutti più proiettati nell'azione e meno proiettati nella contemplazione. Oggi sono molto più frequenti le comunità, anche laiche, non dimentichiamo che questa è una comunità laica, e che in qualche modo si occupano di opere di misericordia, dei tanti tipi possibili di opere di misericordia. La possibilità, diciamo, di uscire per riunirsi soltanto per dare a questo stare insieme la dimensione della preghiera e dell'orazione e anche della fraternità, e anche questo forse è un po' meno nel senso del tempo che stiamo vivendo noi. Però io credo che proprio come testimonianza dei valori della Chiesa vale la pena che ci sia sempre qualcuno, una piccola comunità che sceglie di dedicarsi alla preghiera come dimensione fondamentale del proprio esistere. È quello che ci insegnano anche gli ordini di clausura, che sono diversi, perché gli ordini di clausura sono religiosi, questi non dimentichiamo che erano laici, non erano ordinati, non erano sacerdoti. Sì, certo. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità per averci dato una chiave di lettura interpretativa di questa difficile vicenda che sfugge alla comprensione di molti che non sono addentro a queste cose, ma era bene parlarne. La ringrazio, grazie a Paola Binetti dell'UDC.